Buonasera, siamo di nuovo in onda, in diretta, e adesso vi faremo vedere, come promesso, le decorazioni natalizie con i gel color costruttori, quelli che abbiamo presentato ieri. Quindi, Alessandrina, cosa facciamo Ciao, oggi? allora, scusate, qui abbiamo fatto un orsetto e qua non mi ricordo come si chiama, quello di Shrek, sì, Biscottino, è il biscotto di Shrek. vabbè, quello, devo ancora finirla e dall'altra parte faremo, come avete visto sulla rotellina, questa qua, questo bastoncino di zucchero, non so come si chiama, boh, vabbè, questo. Così non mi dite che faccio solo cose difficili e riuscite a farlo anche voi. Useremo il Builder Color White come base. E poi vedrete tutti i passaggi. Sul resto delle unghie abbiamo usato sempre un colore nuovo brulé. Brulé che sarà disponibile da lunedì. Vabbè, è stato eccolo qui, brulé. Abbiamo anche questo, l'abbiamo presentato nella diretta di ieri e saranno disponibili dal 5 da lunedì. Il cover è pesca. Dammi l'altra mano. Allora. Quindi aggiustiamo l'inquadratura un attimo pazienza, così non si vede nulla. Eccola. Non so se Bene. si vede. Ah, sì, volevo farvi vedere anche questo. Ah, quello, il fiocco che ha fatto su di lei, bellissimo. Lei l'ha Allora. ammorbidito davanti, quindi si vede poco. Che Vai, più non verso riesci di ad lei. alzare la. Sì, proviamo ad aggiustare. Un attimo, aspetta a lavorare perché se non si vede niente. Scusate, c'è un po' di trambusto, dobbiamo alzare. Ecco, forse così Sì, anche se sto proviamo. all'uovo bene. Ok. Bene, si dovrebbe vedere bene. Buonasera a tutti, ciao. Ciao ciao a tutti. Come state? Quindi, cosa facciamo allora? Non mi ricordo più. Il Il bastoncino di zucchero, no? Come si chiama? Non lo bastone. so. Vabbè, insomma è facile, quindi. Sì, ma lo faccio rivedere. Sì. Facciamoli vedere, questo è ciò che andremo a fare. Eccolo. Quindi iniziamo col bianco costruttore, il builder white, builder color white. Alessandrina fa Come vedere anche il vedete, nome. aspetta, aspetta, non colo. Non si muove, non si sposta, lui lo Eccolo mette qua. piedi resta. Sì, L'ha infatti gestito vedete bene che. Anna, grazie, grazie, grazie. Ciao a tutti. Tutti presenti oggi per la decorazione in 3D? 350, bravi, bravi. Voglio vedere 350 bastoncini. Nei prossimi giorni solo bastoncini. Adesso non potete lamentarvi che è troppo difficile. No, questo è veramente semplicissimo. Quindi, dopo aver preparato la base, fatto l'allungamento, fatto la bombatura, opacizzato, limato, applicato il colore, potete andare. È sigillato prima. Ok, Sì. quindi è sigillato con il Ultragloss. ultra gloss, easy gloss, quello che è, e poi procediamo con la decorazione. Iniziamo con il bianco, andiamo a creare la forma bastone. Chiedono che colore hai usato sulle tue unghie. Sulle mie è unique. Unique e sigillante matte. Il pennello che sta utilizzando non ha molta importanza, ma comunque potete usare un qualsiasi pennello. Vedete che non è che andiamo a creare righe molto molto sottile, Sì, anzi, infatti voglio con un i attimo builder ingrossarlo. costruttori dobbiamo, per fare l'effetto, per ottenere l'effetto 3D, dobbiamo fare prendere una buona quantità di prodotto. Potete usare qualsiasi pennello 000, quelli del kit set liner, mi sembra che si chiamino. Ok. Quindi quelli potete usarli, qualsiasi di quelli vanno benissimo. Buonasera, volevo sapere già il gel costruttore Olimpia che può essere catalizzato anche con lampada LED. Allora,
Jessica, noi non abbiamo lampada LED, i nostri costruttori, avevamo fatto la diretta proprio prima, se guardi il video prima di questo, in Vai, cui il tempo abbiamo scorre. spiegato che tutti i nostri costruttori, noi non abbiamo lampada LED, non abbiamo lampada CCFL, quindi non sappiamo esattamente darvi le tempistiche di questo prodotto. Sappiamo che in futuro impiega 60 secondi per polimerizzare le nostre lampade. Dovresti Se è solo lampada LED, non credo che Olimpia va. No, scusate, che già mi ha chiesto. Olimpia. Olimpia LED, Gianna. Mi controllate? Sì. Adesso controlliamo, ma se non sbaglio mi sa che Olimpia non credo sia LED. Comunque, in caso ci mandi una mail e ti verifichiamo, ti rispondiamo via mail. Quindi, una volta creato il bastoncino con il bianco, con il rosso, in questo caso andiamo a utilizzare un Fast Revenge Red. Andiamo a farci le strisce E andiamo a rosse. creare le striscioline. Veramente questa decorazione è facilissimo, è un risultato d'effetto comunque, e si rimane in rilievo perché sono costruttori, sono dei costruttori colorati, quindi hanno la densità dei costruttori. Valentina Petrocco, grazie, ci dice che Olimpia catalizza benissimo il LED, benissimo. Quindi, 60 secondi. se, quindi ecco, abbiamo avuto la risposta dalla nostra fan. Quindi 60 secondi, sì. Quindi andiamo a creare queste striscioline. Ogni tanto giriamo il dito verso la camera, perfetto. Ma stasera mi sa che la qualità del video è superiore, rispetto a Ah, ieri, bene. quindi si vede molto bene, confermateci. Non si sente niente, com'è possibile? Magari non ha l'audio Eh attivato. sì, prova ad alzare il volume, mi sembra che. Altre due hanno scritto non si sente. Ok, proviamo a sentire un po'. Qualcuno ascolta l'audio per vedere se ci sono problemi. Qua. Come vedete, in 3D. Ah, si sente benissimo, quindi è un problema probabilmente di connessione di qualcuno. Vai in lampada. Ok, ci confermano che si sente, quindi chi ha problemi mi sa che non è generale, ma è specifico per la connessione. Ciao a tutti, benvenuti a tutti, siamo in circa 400, guarda, ti aspettano con ansia, sai che ti ho annunciato oggi che c'è una Ah, beh. diretta, quindi erano tutte lì puntuali in attesa che arrivasse. Quindi polimerizziamo un attimino, che il colore si ferma, ecco Ve lo già, faccio rivedere. guardate che bello che è, già si vede perfettamente la forma. Vedete che entra lì? È in 3D, sì, Fatto. assolutamente. Sembra che il bastoncino esca proprio dal dito, dall'unghia. Vuole scappare via da te? Chiedono che cover hai utilizzato. Allora, il cover, l'abbiamo detto all'inizio, è il cover Pesca. pesca. Magari, ragazzi, evitiamo di ripetere costantemente le stesse domande perché sono cose che abbiamo già detto. In caso riguardate, aspettate che finisca la diretta e riguardatevela di modo che possiate riprendere le informazioni perse. Ora andiamo a disegnare il fiocco. Stiamo sempre utilizzando lo stesso pennello, quindi lo zero. Sì, sto usando lo stesso colore anche. Non stiamo facendo linee particolarmente sottili e fini, quindi qualsiasi pennello anche non serve che la punta sia particolarmente sottile. Sì, è che io ce l'avevo già in mano comunque. E Ines, non parliamo dei costruttori in questa diretta, stiamo facendo vedere le decorazioni in 3D di Natale. Se hai domande inerenti a quello che stiamo facendo bene, altrimenti non rispondiamo perché altrimenti rischiamo di creare un po' di confusione. Quindi cerchiamo di restare in tema con le domande, grazie. Quindi Alessandrina sta facendo il fiocchettino. Mi potete salutare, certo, Rebecca, ciao, come Ok, stai? Sì, ok. c'è un attimo. Polimerizziamo un attimino. Continuiamo a polimerizzare perché ovviamente lavorando con i gel, una volta polimerizzati, stanno fermi e non si muovono, quindi non rischiamo di toccarli, di sbagliare e andare a fare danni. Sì, poi se devo fare sfumature, devo fermare un attimo il colore sotto.
Adesso mischierò un attimo il rosso con il nero. Fai vedere. Ah, sì, beh, Si si vede. vede? Ok. Il bianco utilizzato è il bianco costruttore. Come da titolo della diretta, stiamo utilizzando i gel costruttori nuovi, gel colorati costruttori. Li abbiamo presentati ieri. Chi si è persa la diretta può andare a rivederla nei video. Il bianco non si può miscelare con i colori fast. E almeno abbiamo il bianco fast. Se vuoi creare diverse tonalità, prendi il bianco fast e lo mescoli con i gel color fast. Sì. Ma non è saggio, non è il caso di mescolare diverse linee e diverse collezioni di colori assieme. Quindi adesso stanno andando a creare le ombreggiature del fiocco utilizzando il colore un po' più scuro, il brulé mi sembra che stia No, no, utilizzando. mischiatore, Ah, il rosso rosso col con il nero. nero, un Poison Black, Sì. Esatto. e per ottenere un rosso un po' più scuro, quindi lo stesso Revenge Red con Vai, una secondo. puntina di nero. Anche la bimba di 3 mesi si canta, eh sì, Effetto. Calmiamo i Adesso bambini. Questa mischierò il pur white sempre col è rosso. la mano questa, se non si Scusate. vede, ok. Vedi, ce l'avevo già messi qua. Quindi, Sì, un pezzo di cartina. Quindi per fare le luci. un rosso un po' più chiaro. Andiamo a creare la parte più chiara. La cosa che fa la differenza quando andiamo a fare dei decori sono appunto le luci, le parti di luci ed ombra. Questo darà un certo realismo, si può dire così, al disegno, al decoro che andiamo a realizzare. Quindi sempre una parte più scura e una parte più chiara. Noi quando guardiamo un soggetto, un qualsiasi cosa, abbiamo sempre la luce. La luce crea ombre e appunto punti di luce. Quindi è fondamentale creare questi due aspetti in modo da ottenere un lavoro più realistico. Quante informazioni vi stiamo dando, ragazze? Come vedete, è molto molto veloce molto ad effetto. Ok, dopo ogni tanto gira il dito, che così vedono bene anche il fiocco. Eccola qua. È un po' più centrale al dito c'è la persona che deve lavorare, quindi se mettiamo il telefono che riprende davanti al dito, Alessandrina non riesce più a vedere cosa sta facendo, quindi per questo dobbiamo fare una ripresa leggermente laterale. L'importante è apprendere la tecnica, come lo stiamo creando, poi lo provate a casa e vedrete che è molto semplice in verità. Cercate di focalizzarvi su come sta applicando cosa. Se avete dubbi su come traccia la linea, su come va a creare qualcosa, chiedetelo, è questo che serve la diretta. Più che focalizzarsi sul pennello, sul colore, su questo, su quell'altro, focalizzatevi su come crea quel qualcosa che state vedendo. Il Quindi, decoro è finito. ok, la lasciamo vuoto il fiocco. Sì. Cioè, Oh, in che senso vuoto? senza, non lo riempiamo? Oh, volevo fare una cosa No. semplice così. Magari faccio Ok, un fiocco pieno qua. ok. Ok, va bene. Ok, andiamo. Allora sigilliamo. Questo è il fiocco, questo è la, come si chiama? Aiutateci. Questo cornetto natalizio. E con il fiocco, una cosa veramente molto molto semplice. Adesso magari dall'altra parte vediamo come realizzare, nell'altro dito, vediamo come realizzare un bel fiocco pieno, tipo quello che ha Alessandrina nell'annullare. Fate una stesura molto leggera. Perfetto. Bastoncino di zucchero si chiama. Bene, grazie, grazie Cristina. Quindi ecco il bastoncino di zucchero, semplicissimo, veramente la possiamo fare Velocissimo. tutti, è velocissimo, ci chiedete sempre decorazioni veloci, semplici da presentare in salone, quindi più semplice di così veramente non sappiamo cosa. Tra l'effetto zucchero e questo, veramente avete questo Natale, avete tutte le armi per differenziare i vostri lavori rispetto agli altri. Quindi, provate, provate e soprattutto mandateci le vostre foto.
con cose sigillate sempre ultra grosse. Noi per comodità usiamo sempre ultra grosse. Chi ha Easy Gloss può usare Easy Gloss. Ah, ok, le cose dei costruttori. Non so se è surprise. Rosa costruttore, come si chiama? Ok, eccolo qua. Facciamo il Faccio rosso. fiocchettino. Ah, fallo Rosso no. rosso, va là. Faccio rosso. Sì, facciamolo rosso. Allora. Quindi di là facciamo il fiocco, fai vedere la tua decorazione, eccolo là. Sì. Guardate che bello, che meraviglia. Sembra un fiocco vero applicato, incollato con la colla sull'unghia. Devi stare fermo che se no non mette Scusate. fuoco. Un po' più giù. Ok, Mi trema la mano. Forse è troppo vicino. sì. Guarda, così forse si mette a fuoco. Cosa dite? Si vede bene? Sì, direi. Va bene, dai. Io Ok. faccio una foto dopo in casa. Sì. Allora. Spedire alle Canarie? Sì, Desiree, possiamo spedire alle Canarie. Manda una mail a postvendita @lapassioneunghie.it per avere tutti i costi. Utilizzeremo per il fiocco il rosso costruttore Love. Love, amore. Rosso. Cuore, Allora. amore. Sole, cuore, amore. No, è la Sì, era canzone. così. Facciamo la base. Lo schizzo. Sempre. A volte lo fa anche con la matita Alessandrina, vero? Sì. Però insomma, i colori sono molto densi, quindi dove si mettono, lì fermi restano. Quindi si può disegnare il nostro schizzo. Dovete disegnare qualcosa di simile al fiocco, non so. Chiaramente, come vedete, sono due fiocchi. Non importa se non viene perfetto, non importa se c'è qualche errore, perché poi con l'ombreggiatura andremo a dare vita al fiocco. Io faccio questo strato qua abbastanza sottile perché sopra andrò a farci la parte in rilievo e mi serve una base abbastanza bassa. Piatta. Esatto. Quindi, anche se usiamo il costruttore, vedete come fa no, i buchetti, però si vede che non sono autolivellanti come i Fast, per esempio. È proprio questa la loro caratteristica. Noi li avevamo pensati proprio per decorazioni di questo tipo qua. Come abbiamo già detto nella diretta di ieri, i costruttori colorati sono perfetti anche per la French, soprattutto quando si lavora con la tecnica muretto. E quindi ecco, abbiamo già tutto spiegato tutto nel dettaglio ieri, quindi chi si è perso la diretta la può riandare a riguardare, lo trova nei video della pagina. Andiamo a fare il nastrino. Alessandrina, fai vedere ogni tanto, ecco, bravissima. Quindi se avete domande chiedete proprio sulla tecnica, se fa pressione col pennello, se non fa pressione, focalizzatevi proprio su come lo sta realizzando il soggetto. Poi per i prodotti usati, il pennello usato, vi potete riguardare con calma la diretta, tanto resterà salvata nella cartella dei video una volta conclusa la diretta. Quindi concentratevi e assaporatevi ogni momento, ogni istante, perché poi. Per il pennello io vi consiglio un pennello abbastanza morbido perché così riuscite a lavorare Infatti stai usando un bene. Kolinsky, tu, una Esatto. setola naturale. Ok. Sì, il bianco lo sto facendo sulla base Vai. esercizi sigillata. Sì, abbiamo sigillato il costruttore. Adesso andrò a fare la parte sopra del fiocco
e lo facciamo più in rilievo. Basta mettere un po' più di prodotto. Esatto. Là dove deve essere più chiaro andiamo a fare una specie di bombatura, mentre con gli acrilici andate a fare un colore più chiaro, con i costruttori colorati andate a fare un po' più di bombatura. Allora, noi quanto deve stare in lampada per l'effetto 3D? Allora, l'effetto 3D si ottiene perché è un costruttore colorato, quindi è più denso. Quindi in automatico, se tu applichi giusto spessore, resterà in 3D in rilievo. E per bloccare il processo in lampada futura bastano anche 20 secondi, giusto? Sì, giusto sì, per bloccare è molto il colore. Veloce, sì, sì. Sì, mettete in futura, premete tempo 30 secondi e potete aspettare la fine dei 30 secondi o comunque far uscire anche prima. L'importante è bloccare il colore. Se sbavo, come ho fatto io adesso, non vi preoccupate perché, visto che abbiamo bloccato il colore prima, possiamo tranquillamente sistemare. Andiamo a ripassare un po' anche qua. Ecco, ho fatto un altro disastro. Andiamo a fare anche l'altra parte. Ok, dicono che non si vede bene dove stai applicando il... Vediamo se riesco a girare. Lo so, non riesco a girarmi neanch'io. Ecco, così. Forse così si vede meglio. Ma il verde costruttore è chiaro come si vede nel sito? È abbastanza chiaro, sì, non è un verde scuro. Per intenderci, non so se lo conosci, è come il verde fluo. Abbiamo fatto vedere ieri la diretta. Prova a vederla, che abbiamo aperto tutti i colori costruttori per appunto darvi un'idea delle tonalità di colore. Alessandrina porta un unique con effetto matte, quindi sigillante matte. Quindi adesso sta creando, dopo aver fatto uno schizzo di base, stiamo creando, vieni più verso la camera Alessandrina, ok? Sta creando l'effetto in rilievo. Ok, vai. Una volta fatta la base, andremo a fare le ombre. Con il colore che ho usato prima, che è brûlé. Per dare un effetto ancora più tridimensionale. Ho spento la lampada per fare. Ok. Stasera ci provo, sì, vogliamo vedere le foto. Provateci che è veramente semplicissimo. Vado a metterne un po' qua. Lei precedentemente ha creato dei buchetti, giusto? Esatto. Dei solchi. Sì, che con il colore sopra non si vede, però. Mi metto anche un po' di nero perché era troppo chiaro. Come non facciamo mai le foto? Siamo pieni in pagina di tutte foto, di post di foto, di tutte le realizzazioni che facciamo in diretta. Prova a guardartele, sono nella pagina. Pubblichiamo le foto dando anche il link della diretta, quindi ci sono, non ti preoccupare. Non capisco cosa intendi, Nunzia, per colore miscelato prima. No, abbiamo fatto il rosso, che si chiama Love, che è il nuovo colore costruttore. E dopodiché abbiamo fatto la base, mantenendo il costruttore piatto.
Dopodiché abbiamo applicato una seconda, abbiamo fatto un'altra applicazione, la seconda applicazione sempre dello stesso colore costruttore rosso e creato nelle zone di ombra e luce un po' di solchi, in modo che poi andandoci a lavorare col colore rosso più scuro, rosso più chiaro, andremo a creare l'effetto di luce e ombra. Adesso il rosso che stai usando è Revenge Red, Red, sì. giusto? Sì. Brûlé, No, è brûlé. ok. Quello che ho usato sulle unghie. Adesso sta prendendo corpo. Sì, più dettagli andiamo a fare, più sarà un fiocco realistico. L'effetto zucchero con glitter, nel senso che già i costruttori colorati vi fanno spessore. La polvere, effetto zucchero, sapete che è polvere che viene messo sopra a un colore e quindi non viene sigillato, quindi di per sé anche esso ha un certo spessore. Io non andrei a utilizzare come colore di base per l'effetto zucchero il costruttore, perché avrebbe troppo spessore, però è da provare, è da vedere, magari sì, magari viene un bel effetto. Provate e mandateci le foto. Vai. Quindi cosa vai a fare adesso? Adesso farò un po' di luce. Ah sì, mi sono dimenticata. Non ho fatto apposta la parte centrale del fiocco perché andrò a farlo adesso. Un attimo. Riprendiamo il costruttore Love e ci facciamo la parte centrale. Poi andremo a fare le luci ed è fatto. Stavo leggendo prima un commento. I disegni, oddio, alcuni li faccio a memoria, alcuni magari cerco anche su internet immagini. Non sono un pozzo di immagini. Ho Sì, i miei potete limiti anch'io. prendere ispirazione da internet, Sì, foto dopo. che vedete che vi piacciono, create lo schizzo o con i gel color direttamente o con la matita e poi andate a riempire. Mettiamo un po' di ombra anche qui. Mi sembra un effetto porcellanato, qualcosa del genere. Faccio subito anche le luci, tanto non cola. Prendo il pure white. Abbiniamo sempre per l'effetto di ombreggiatura, abbiniamo ai costruttori colorati i gel fast, perché quelli sono proprio perfetti per le decorazioni e per ottenere anche un effetto non in rilievo, quindi si abbinano bene insieme. Io me le segno un attimo, dopo andrò a sfumare un attimo Sfumarle, dove sì, manca. quindi si va a segnare dove vanno le luci per dopo andare a sfumarle assieme con il colore rosso di base.
Che silenzio. Scusate se non parlo, ma sono... non riesco a fare due cose contemporaneamente. L'importante è che si vede. Ok, abbiamo fatto le luci. E andiamo a sfumare un attimo. Ho sporcato un po' il pennello di rosso per riuscire a sfumare bene. E andate molto molto leggere con la punta. Hanno domande? Sì, chiedono se lascia dispersione questo gas. Sì, hanno tutti dispersione, questi colori, i costruttori colorati hanno tutti estratto il dispersivo e devono essere sigillati perché non sono autosigillanti. Ok. Alessandrina spiega sempre quello che fai, che così. Sì, abbiamo fatto le ombre prima, abbiamo fatto le luci. Poi ho sfumato un attimo le luci. Per sfumare potete intingere il pennello. Io qua ho usato rosso, quindi ho sporcato un attimo il pennello di rosso per sfumare bene il bianco. Per chi arriva ora, porti pazienza che abbiamo quasi finito, può riguardarsi la diretta. Beh. Dall'inizio. Ve li faccio vedere. Come vedete sono fermi. Ok, quindi polimerizziamo 60 secondi e ci vediamo. E abbiamo finito il nostro fiocco natalizio. Molto bene, facciamo vedere anche di là cosa avevamo fatto, l'orsetto. Ecco qua. Un po' più giù. Ok, ferma. Aspetta, giro un attimo. Di là avevamo fatto questo orsetto delizioso, bello, bello, carino, troppo bello. La nostra modella oggi, la Sophie. Sofì è venuta da Modena a Vicenza per farci da modella, quindi credo che sarà sicuramente soddisfatta. L'altra mano, eccola qui, la sigilliamo. Come ho detto prima, fate una passata molto leggera così non si perde l'effetto 3D. Chiedono quali altri decori farai, penso che la durata, la diretta sia durata abbastanza, quindi adesso, no, i decori sono fatti alla fine, abbiamo finito, no? Sì, sì. Abbiamo già fatto di là. Devo finire un attimo il biscottino. Ah, dobbiamo finire il biscottino, sì. Dobbiamo finire il biscottino, però direi che abbiamo concluso il lavoro. Yes. Per le dirette ci rivedremo, ci risentiremo da lunedì. Ci sarà con me, ci sarà Pamela e Alessandrino. Quando è che torni? Ti ricordi? Non mi ricordo. Vabbè, comunque prossimamente torneremo. Dobbiamo cominciare a pensare a Capodanno ormai, perché realizzazioni di Natale ne abbiamo fatte tantissime. Chi si è perso le dirette delle settimane precedenti le ritrova fra i video della pagina. E ne abbiamo fatti veramente tanti, dall'effetto zucchero, all'effetto marmo, l'effetto 3D, abbiamo fatto un sacco di cose, quindi andatevi a riguardare le dirette precedenti. La settimana prossima faremo qualcosa, vedremo se è ancora natalizio, ma sicuramente per Capodanno, qualche decorazioni
le colazioni per Capodanno. Rose, qualsiasi di astratto. Questi sono quelli che ha realizzato sempre con i costruttori colorati, Alessandrina, li ha fatti a casa. Io voterei assolutamente il tutorial di questo orsetto bellissimo, mm-hmm. che è quello che hai fatto anche sull'unghia, no, della modella. Sì, abbiamo fatto il video, dai. Sara Cecchetti chiede: la pagina si trova su Facebook? Si trova dove stai guardando la diretta, sì, è la nostra pagina Facebook. Quindi basta che una volta finita la diretta ti cerchi i video e vedrai che... Eccoli qui. Mettiamo tutte e due le mani. Mm-hmm. Colore utilizzato è il brulé, colore nuovo. Ok, fermo così. Colore nuovo è quel... Scusate. Rosso scuro brulé, per appunto, chi conosce, ecco, brava, ve lo facciamo vedere qui su. Ok, quindi colore utilizzato brulé. Poi abbiamo fatto tutti i decori che vedete, li abbiamo fatti con i costruttori Builder Color, sono costruttori colorati, li abbiamo presentati ieri, 1° dicembre. E vi abbiamo fatto appunto la diretta sia del fiocco che del bastoncino di zucchero. Spero vi sia piaciuto, tanti cuoricini prima che chiudiamo e grazie. Allora, appuntamento a lunedì, diretta di lunedì, fateci sapere se volete vedere qualche decorazione in particolare e se no, insomma, faremo noi. Ti sei collegata ora, Laura, mi dispiace ma abbiamo appena finito. Comunque la diretta tra pochi minuti sarà online. Quindi puoi riguardartela tranquillamente. E niente, saluti a tutti, buon weekend, fate le brave sul gruppo, chi non è iscritto al nostro gruppo si iscriva pure, si trova sempre su Facebook, il nome è Passione Unghie Official, quindi potete seguirci anche lì. Una buona serata a tutti. Ciao ciao! Ciao!